Sull'argomento, PG ha stilato una relazione finale. Ebbene, dalla lettura di tale relazione riteniamo più appropriato definire tali strutture più semplicemente istituti detentivi. La descrizione di alcuni OPG contenute nella relazione, in particolare quello di Barcellona Pozzo di Gotto, oltre a suscitare in noi un motto di sdegno, ci fa dubitare di vivere ancora in un paese civile. Da quelle pagine si evince che gli ospiti vengono trattenuti all'interno di queste strutture simili carcerarie, con sbarre a porte e finestre, sovraffollate in modo disumano e in condizioni igieniche disastrose, sia degli alloggi che dei pazienti stessi. Ma la cosa peggiore è che in quelle strutture sussiste una totale mancanza di attività di recupero dei soggetti, che vengono costretti in modo fisico ed attraverso psicofarmaci, in totale violazione del diritto alla salute riconosciuto dalla nostra Costituzione, all'articolo 32, sia del principio di rieducazione della pena che ispira il nostro sistema penalistico. Infine, ma non ultimo, in quella relazione viene riscontrato dai sopralluoghi effettuati dai colleghi una forte carenza di personale medico specialistico all'interno delle strutture, spesso un solo medico e due infermieri a fronte di centinaia di pazienti e l'assenza di figure quali psichiatri o psicologi, mentre abbondano invece le guardie carcerarie. Ebbene, lasciatemi dire che in 20 anni di lavoro nell'ambito della psichiatria ho imparato a distinguere una struttura ospedaliera da una struttura carceraria e dal lavoro che ho svolto nella sanità pubblica in reparti di SPDC, servizi psichiatrici diagnosi e cura, posso assicurare che in strutture come quelle degli ospedali psichiatrici giudiziari i malati mentali sono destinati a una fila miserabile, senza alcuna prospettiva di recupero. A fronte di questa terribile situazione, che presentava e presenta tuttora palesi violazioni dei diritti umani, il nostro Parlamento ha emesso una legge, la 9 del 2012, in cui viene stabilito che gli OPG vengano chiusi, che i pazienti dichiarati non pericolosi siano dimessi e che i restanti siano trasferiti in struttura DOC, individuate dalle regioni in base a determinati criteri. Tuttavia, tale legge recepisce solo in parte la raccomandazione espressa dalla Commissione Speciale d'Inchiesta, la quale auspicava la risoluzione del problema lasciato irrisolto dalla legge di riforma della psichiatria italiana numero 180 del 1978 in ambito di cura e tutela del paziente autore di reato. Nessuna misura è stata introdotta sulle terapie da adottare per il recupero del trattamento dei pazienti coatti, nessuna menzione sul potenziamento del personale medico e specializzato in psichiatria. Nessuna vera norma che possa assicurare che le nuove strutture che saranno utilizzate a livello regionale non si trasformino in mini OPG, per di più a gestione privata, in cui non si farà altro che riproporre lo stesso squalido e disumano scenario già descritto nelle pesanti pagine della relazione della Commissione Speciale d'Inchiesta. Noi del Movimento 5 Stelle, pur riconoscendo che sia indifferibile ed assolutamente necessaria la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari ed il passaggio dei pazienti autori di reati a strutture più idonee, riteniamo che altrettanto doveroso attuare tale progetto in maniera da assicurare realmente un trattamento di cura e di riabilitazione dei pazienti psichiatrici e non meramente detentivo, e allo stesso tempo garantire la sicurezza delle strutture e del personale che dovrà ospitarli. A tal fine, noi del Movimento 5 Stelle, oltre a seguire e verificare che le regioni attuino quanto disposto dalla legge 9 del 2012, ci faremo promotori di una proposta di legge che vincoli le regioni all'utilizzo prioritario di strutture ospedaliere dismesse già esistenti sul territorio e che le regioni diano incarico alla direzione dei DSM, Dipartimenti di Salute Mentale Territoriali, di verificare lo stato psichico attuale dei pazienti detenuti affinché quelli che possono essere riabilitati vengono posti in casa di famiglia sul territorio, seguiti da uno staff competente, mentre i pazienti socialmente pericolosi vengono inseriti in adeguate strutture sorvegliate, in cui i pazienti possono essere monitorati da equip psichiatriche. Rispettiamo i diritti umani, non più lager. Ribadiamo che sarebbe un disastro se le risorse messe a disposizione dello Stato con la legge 9 del 2012 fossero unicamente utilizzate per finanziare nuove strutture fotocopie, realizzate magari da privati e non per dotare l'Italia di un sistema virtuoso di riabilitazione e sicurezza presso i DSM statali.
Per questo motivo continueremo a sollecitare il Governo e le Regioni in questa direzione, affinché mai più si debbano leggere delle pagine vergognose come quelle che sono state descritte nella relazione della Commissione d'inchiesta speciale della precedente legislatura. Grazie. Grazie senatrice Simeoni. Ha chiesto di parlare la senatrice Petraglia, ne ha facoltà per 16 minuti.